Benvenuti a Scienza e Lavoro, quest'oggi tratteremo l'argomento della ricerca e dell'Europa, il titolo Ricerchiamo l'Europa. Chi abbiamo invitato oggi per affrontare eh, questa tematica? Il deputato europeo onorevole Marco Scuria, buonasera onorevole. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci seguono da casa. Il professor Sergio Bartalucci, ospite già della nostra trasmissione in altre puntate. Fisico della ISFN, INFN, INFN Istituto INFN. Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Mi permetto di. <ride> buonasera a tutti i teleascoltatori. E buonasera, professor Roberto Mignani, Università Roma 3. Cosa insegna l'università, professore? Teoria della relatività. Sarà un argomento molto e molto utile per l'approfondimento della puntata di oggi. Noi ci inseriamo in un momento in cui l'Europa ritorna finalmente al centro del dibattito eh, internazionale, eh, sia politico che economico. Stranamente, come voi ben sapete, pur essendo ormai eh, l'Unione Europea eh, formata da tantissimi anni e essendo i paesi arrivati ormai mi sembra a 28 perché c'è stato l'ultimo inserimento eh, qualche mese fa, Purtroppo di Europa ancora nei paesi partecipanti all'Europa e soprattutto in Italia se ne parla sempre e troppo poco. Si sottovaluta l'influenza che può avere l'Europa su quelle che è la legislazione e quindi la vita ordinaria delle famiglie e delle imprese sui territori nazionali, si sottovaluta anche quello che deve essere, diciamo così, la grande istituzione che dovrebbe proteggere eh, i cittadini europei da quelle che sono le dinamiche esterne al vecchio continente. Per entrare subito eh, sull'argomento della giornata non potevamo che presentarvi, per fare un po' di buona informazione sull'Europa, il progetto Horizon 2020. Vediamo il filmato. Il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020. A fronte della grave crisi economica, i leader europei per la prima volta hanno deciso un taglio delle risorse rispetto al piano finanziario corrente. Tuttavia, per promuovere crescita e occupazione, i fondi dedicati alla ricerca, all'innovazione e alla formazione sono stati aumentati del 37%. La ricerca ha già un programma e un nome, Horizon 2020. Per la prima volta a livello europeo, Horizon 2020 offre un pacchetto coerente di strategie per uno sviluppo continuo, dall'idea al mercato, dalla ricerca eccellente a prodotti e servizi innovativi per i consumatori. Horizon 2020 renderà i nostri investimenti in ricerca e sviluppo più semplici, più efficaci e più efficienti. Il nuovo programma, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014, porterà delle grosse novità rispetto al vecchio sistema di finanziamento. C'è un approccio strategico integrato alla ricerca e innovazione e le principali caratteristiche sono sicuramente un passaggio da un programma quale quello attuale, che è un programma per progetti, quindi con priorità diverse per tematiche e le varie iniziative, a un programma invece che comprende l'intero ciclo della ricerca e innovazione, quindi va dalla ricerca allo sviluppo dimostrativo e alle applicazioni di mercato. L'obiettivo di Horizon 2020 è favorire un flusso continuo di risultati e di attività scientifiche di eccellenza che possano assicurare la competitività delle industrie e delle PMI europee. Uno dei tre pilastri di Horizon è dedicato esclusivamente alle imprese. Le imprese possono anche partecipare come istituzione singola a un bando della Commissione. Horizon 2020 vuole promuovere una nuova forma di partenariato tra pubblico e privato. Per questo la definizione degli obiettivi della ricerca sarà fatta in collaborazione con le aziende che potranno anche beneficiare di meccanismi di aiuto e sostegno finanziario. Questi gli intenti, ma per partire a gennaio il quadro finanziario pluriennale che comprende anche i fondi per Horizon 2020 dovrà essere approvato entro il prossimo dicembre. La procedura di adozione è quella ordinaria, cioè la codecisione, che si fonda sul principio di uguaglianza tra Parlamento e Consiglio europeo. Dalle dichiarazioni di Martin Schulz il Presidente del Parlamento dopo il Consiglio dell'8 febbraio, la strada sembra ancora tutta in salita. Certamente i numeri non soddisfano il Parlamento europeo: 960 miliardi di euro di impegni e 908 di entrate. È uno scarto troppo alto. D'altro canto prendo nota che il Consiglio ha fatto una proposta al Parlamento. Ho richiesto ieri al Consiglio di non considerare il loro accordo come un punto finale, piuttosto come l'inizio delle discussioni con il Parlamento. Sapendo un po' come la pensa Schulz, è importante avere in studio l'onorevole Marco Scurria, proprio per avere diciamo l'altra possibilità, ecco, quindi l'altra vista rispetto e critica rispetto a quello che è Horizon 2020. In Parlamento europeo, come ne avete discusso, pregi e difetti. Ma dunque, intanto siamo molto orgogliosi di questo programma Horizon 2020 perché è uno dei pochi programmi che avrà un bilancio maggiore rispetto a quello dello scorso settennato e quindi insieme a istruzione e cultura è l'unico programma che ha più soldi rispetto a quelli che aveva sette anni fa. Questo lo diciamo perché... Pensiamo che in un momento di crisi eh, bisogna investire e quindi occorre investire nel, negli ambiti che possono dare eh, sviluppo in futuro e quindi l'innovazione, la ricerca, oltre appunto all'istruzione e alla cultura abbiamo ritenuto che fossero i settori su cui eh, mettere qualcosa in più. Eh, 80 miliardi eh, di euro sono una cifra considerevole considerando poi tutti gli aspetti di cofinanziamento degli Stati nazionali. Eh, metteranno e i vari anche partner privati che possono essere inseriti. Ci sono due aspetti che eh, voglio sottolineare. Il primo è quello della possibilità che hanno anche le piccole e medie imprese di partecipare a questo programma. Lo abbiamo voluto fare appositamente perché sappiamo qual è la rete del nostro Paese, quindi la rete italiana e quindi è stato un modo per far sì che le piccole e medie imprese italiane potessero trovare risorse in un momento che sappiamo sempre difficile, critico eh, per questo settore. Il secondo nello specifico è che abbiamo voluto inserire eh, delle misure che potessero aiutare il nostro patrimonio artistico, culturale, archeologico che eh, sappiamo qual è l'entità che abbiamo in Italia e inizialmente non c'era nulla su questo, lo abbiamo voluto mettere come parlamentari italiani perché sappiamo che questo è un altro aspetto importante quando Pompei casca a pezzi e quando dobbiamo eh, reclamare insomma, risorse da parte dell'Unione Europea che ci dà 100 milioni di euro e poi abbiamo due anni solo per far partire i cantieri, sappiamo che c'è qualche necessità in più e quindi da un punto di vista di innovazione, di, di, di strategia proprio su questo ambito, sapere come poter mettere a punto programmi che possono migliorare e tutelare il nostro patrimonio artistico ci è sembrato una cosa fondamentale per quello che era il nostro paese. Come si dice, diciamo così, nell'opinione pubblica, i beni culturali sono la nostra energia nucleare o il nostro petrolio, ecco, da questo punto di vista, una, una fonte potenziale di risorse e occupazione. Sì, eh, almeno dovrebbero essere, perché okay. poi ne parliamo sempre, lo diciamo eh, in tutte le campagne elettorali, lo raccontiamo in ogni trasmissione televisiva, in ogni comizio e poi... Di atti se ne vedono pochi. Noi abbiamo fatto questo in Parlamento Europeo, l'abbiamo fatto anche potenziando eh, il programma cultura proprio per questo motivo. Eh, ieri eh, sono intervenuto in Parlamento Europeo chiedendo più attenzione e più risorse anche di fronte a quelli che sono eh, i problemi diciamo così, di piogge, alluvioni, e di, di, di sesto idrogeologico, dove insieme al territorio anche i nostri beni artistici e culturali rischiano di eh, sbriciolarsi nel vero senso del, del termine. E quindi questo è un aspetto che, ripeto, funziona in particolare per noi perché abbiamo un patrimonio immenso. Sappiamo qual è insomma, la percentuale, la cifra che ogni volta ci ricordano, ci ricordano tutti gli organismi internazionali. Se noi avessimo davvero la possibilità di mettere a frutto questo immenso patrimonio, penso che potremmo. Vivere sereni e anche dimenticare forse altri settori, perché questo ci darebbe non solo da vivere, ma da essere ricchi come paese e anche come aziende, come imprese, come università, come tutto un mondo che potrebbe davvero specializzarsi in questo ambito. Assolutamente. Eh, professor Bartalucci, eh, gli istituti di ricerca in Italia, soprattutto il vostro è uno dei più importanti, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Ecco, eh, dinamiche di rapporto o dirette o diciamo così intermediate con altre istituzioni presso l'Europa. C'è una. diciamo così, vi ascoltano come istituti di ricerca? Diciamo che con ecco, la risposta non può che essere abbastanza articolata. Eh, dobbiamo partire da una premessa che secondo me è abbastanza importante, magari. Forse era il caso di far vedere questa slide, ma non lo so se dopo li facciamo vedere. Però, diciamo, l'Italia sotto il profilo della ricerca scientifica, se noi analizziamo i risultati del settimo programma quadro, quello che si è concluso l'anno scorso, non ha avuto delle performance positive. Praticamente c'è stato a fronte di un contributo che adesso le cifre sono circa indicative intorno al 13,4%, abbiamo avuto un ritorno che è dell'8% in termini di contribuzione naturalmente al bilancio europeo nel complesso. Quindi... Mancano all'appello una cifra che si può quantificare dell'ordine di un paio di miliardi di euro. Tanto per darvi un'idea, era la prima tabella che non so se si può vedere. Comunque, lì ci sono praticamente quelli che sono i ritorni ecco, in, per i vari paesi distribuiti. Sì. E, insomma, poi quella tabella è stata anche aggiornata. Alcuni stati, come si può vedere, hanno avuto un ritorno largamente positivo, si parla del 40-50%, altri invece, tra cui l'Italia, ma anche la Francia non è messa bene sotto questo profilo. Pur essendo un paese che sotto il profilo della ricerca scientifica è molto migliore. Perché voi in realtà di progetti ne avete tanti in cantiere. Allora, bisogna, bisogna anche qui stare molto attenti: cioè, il settore della ricerca scientifica fondamentale, quello per intenderci su cui lavora il CNR, che è l'istituto maggiore, ma anche il mio istituto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare nel quadro europeo, col settimo programma quadro, lavora con un istituto. Che è stato fortemente voluto dalla comunità scientifica europea, che si chiama l'European Research Council. Sì. Che sugli 80 miliardi che diceva prima eh, l'onorevole Scurria, eh, né, eh, nel prossimo Horizon 2020 ne totalizzerà all'incirca 13, sì. mentre ne aveva avuti circa 7,5 nell'altro programma quadro. È positivo, quindi. Sì, è positivo, però l'Italia va male in sì. questa cosa. Se è un'altra tabella che poi possiamo far vedere, in cui analizza sempre. Eh, diciamo un confronto fra le, le varie performance dei paesi rispetto a questo programma di ricerca fondamentale, si vede quello che. Lì, io si vede che lì, lì, beh, questo riguarda questa tabella qui: in giallo sono i paesi che hanno delle performance moderate, tra cui c'è l'Italia, mentre sul verde, lì sul, sulla destra, si vedono paesi, per esempio, come la Svizzera, la Finlandia che evidentemente hanno una particolare abilità, poi potremo entrare nel dettaglio e cercare di capire meglio, ma sì. sono in grado di intercettare in modo molto più efficiente i, i, i finanziamenti europei. Volevo prima fare entrare i nostri telespettatori mm. nel clima, diciamo così, eh, della puntata, per poi invece andare sul particolare verso la fine della prima sì, parte. Certo. E qua, domanda, di... la, sì, certo. Quindi la domanda era sotto il profilo della ricerca fondamentale, in cui in Italia dovremmo essere più forti paradossalmente, perché ricordiamoci il problema d'origine della ricerca scientifica in Italia è la mancanza del contributo che viene dall'industria. Certo. Noi abbiamo pochi ricercatori nel settore privato, pochi investimenti da parte del settore privato, mentre il settore pubblico, almeno storicamente, pur avendo avuto diminuzioni nel corso degli anni, però è sempre stato il nostro, il nostro punto di forza. E invece dobbiamo lamentare che rispetto alla ricerca fondamentale fun, eh, diciamo finanziata dall'Europa le nostre performance sono scadenti. Noi abbiamo un gran numero di proposte, eh, però il numero di proposte che vengono accolte e finanziate a livello europeo è bassissimo. Addirittura abbiamo avuto meno, eh, meno seguito di paesi come Israele o la Svizzera. Ma la motivazione? Eh. Cosa vi direbbe l'Europa? Il qui, progetto diciamo, è fatto male? Ci sono varie possibilità? O mancano Ora, gli sponsor internazionali? Ma qui non è questione di sponsor, qui c'è un organismo che deve finanziare, questi, che deve, con, con dei comitati di revisione, che deve analizzare queste proposte. Allora, qui le, le possibilità, posso continuare, sono tre. O i nostri ricercatori non sono abbastanza bravi. ok. Però, però la escluderei perché poi quando lavorano su strutture estere invece vanno ottime performance. Certo. Cioè per esempio poi, in Gran Bretagna. Perfetto. Poi. oppure evidentemente gli italiani non sono capaci di fare lobbying adeguata nelle organizzazioni europee. E un, un segnale da questo, perché io sono abituato quando faccio delle affermazioni poi andarle a verificare nei fatti, certo. ho notato che nei comitati anche di revisione europei la presenza degli italiani numericamente è bassissima. Bassissima. Terzo problema Terzo problema può essere che diciamo... Non siamo bravi burocrati, forse no. Non siamo bari, bravi burocrati, può essere un fatto più generale, che il sistema Italia nel complesso non appare attrattivo. Non appare attrattivo. Ho capito. E qui potremmo andare sul discorso della fuga dei cervelli, Modomo. eccetera, eccetera. dopo. È, è un problema che riguarda tutti i fondi, ahimè. Per certo. quello che riguarda, professor, Mignani, la professor Mignani, <coughs> le università sono altre o... Oh l'ente fondamentale per il nostro paese per quello che è tutto il lavoro della ricerca e soprattutto eh, avete la possibilità di fare ricerca e la vostra ricerca poi diventa eh, materia d'apprendimento per le, le, le classi dirigenti future, ecco, quindi dei vostri discenti. Sì, eh, quello che lei ha detto è senz'altro vero. Eh, eh. Direi eh, che per quanto riguarda alcuni eh, settori scientifici c'è eh, una connessione profonda tra le università e eh, i principali enti eh, di ricerca italiani. Per esempio, per fare un esempio personale, io eh, sono eh, incaricato di ricerca presso la sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma 3. Quindi c'è, eh, per esempio, tanto per citare eh, Roma 3, c'è eh, al Dipartimento di eh, Matematica e Fisica, una sezione di fisica, c'è una presenza sia dell'INFN, sia del CNR. Sia del, eh, dell'ASI dell'Agenzia Spaziale Italiana. E come va questa collaborazione? Ma questa collaborazione va, va molto bene, va molto bene, perché eh, praticamente eh, io eh, svolgo parte della mia attività di ricerca sotto legge dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Certo, le, Quindi, risorse le risorse sono sufficienti? Come? Le risorse sono sufficienti? Sì, sono, sì. sono uh, sufficienti per consentire diciamo, uno svolgimento uh, decente uh, della, della, nostra, della nostra attività. Certo. Quindi uh, da questo punto di vista uh, direi che uh, uh, soprattutto per quanto riguarda l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, c'è eh, sempre stata una cosa eh, che eh, risale ai tempi della nascita dell'Istituto Nazionale di Fisica certo. Nucleare, c'è cioè una presenza capillare dell'INFN nelle università italiane. Certo, certo. certo. Quindi, eh, che è un importante fattore eh, di crescita eh, sia per quanto riguarda l'università sia anche per quanto Mi riguarda... Mi sembra un'ottima sinergia, sì, professore. Sì, sì, Voglio sì. sentire invece le prime problematiche. Ascoltate cosa hanno da dirci eh, queste persone. Facevamo questo lavoro su... Uh, i flussi appunto, migratori dei ricercatori del mondo. Io sono Svea Veduto e dirigo l'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le politiche sociali del CNR. Una certa mobilità va bene, ma poi quando questa mobilità diventa una migrazione, non va più bene, che poi la migrazione, non c'è un rientro di immigrazione, va ancora peggio. Sono Maria Carolina Brandi, ricercatore dell'istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR. Noi abbiamo fatto questo spaccato con indagini diretta su tutti gli anticorsi. Di ricerca italiani. Lì già emergeva diciamo, la quasi totale assenza di ricercatori stranieri in molti enti. I fisici, tanto per cambiare, sono quelli che ne avevano di più. Interessante che sarebbe bello ripetere: le motivazioni, i famosi motivi di spinta e di, di traino, push and pull factors, le cose che ti spingono ad andare via, le cose che ti attraggono nel posto verso il quale vai. Ci deve essere sempre più una quantità di high-skilled, di ricercatori che aiutano eh, il paese dove si trovano e quindi l'innovazione di questo paese e quindi il benessere di tutti i cittadini di questo paese. I paesi che spendono di più e per America. i ricercatori sono in Europa i nordici, sono i Finlandia, Finlandia, Svezia e Norvegia. Sì. Ogni mobilità è, può essere assimilata a un trapianto. Un trapianto può avere un rigetto. Vale la stessa cosa per la ricerca scientifica e per la mobilità. Deve essere accompagnata, preceduta e poi seguita da fasi che vanno politicamente gestite. Ecco, eh, onore Scurria. Una cosa che prima diceva il professor Bartalucci la condivido molto: nel senso che mh, vedo una grande difficoltà per il settore privato ad essere anch'esso un bacino di eh, ricerca eh, scientifica, cioè eh, l'idea che l'impresa investa in ricerca proprio perché è l'unico modo, secondo me, perché l'impresa poi a, a, abbia un prodotto che ha un eh, prezzo eh, importante che faccia beneficiare queste imprese di utili e profitti e quindi poi le renda competitive, al di là se sono collocate in Italia o se vanno a collocarsi in uno stato dove la manodopera, no? Come in consuetudine si dice, costa di meno. È proprio l'idea di innovare e ricercare dentro le imprese che può portare a ciò. Ecco, cosa, cosa sente lei? Quando lei dialoga con i ricercatori, quando le è capitato di parlare con le imprese, ecco, quali sono le reali difficoltà e quali sono le sue proposte per superarle? Dunque, questo è un aspetto molto vero ed è per questo, come raccontavo prima, che eh, abbiamo voluto in questo nuovo Horizon 2020 eh, prediligere proprio le piccole e medie imprese, quindi anche private, senza ovviamente nulla togliere insomma, alle università, agli istituti di ricerca scientifici, eccetera. Perché? Perché molte volte eh, le imprese, parlando con loro, con le loro. Eh, associazioni di categoria, eh, dicono facciamo anche da soli, cioè, noi abbiamo la, no, la capacità di innovare, di ricercare, di migliorare il prodotto. Pensiamo, insomma, stiamo parlando soprattutto in Italia, no, di eh, piccola e media impresa, però di qualità che, ha, eh, che è conosciuta in tutto il mondo, che ha, ha conquistato i mercati di tutto il mondo, partendo magari molte volte dal più piccolo dei nostri paesi di provincia. Allora, dice metteteci nelle condizioni di farlo ed è per questo che lo abbiamo fatto, aumentando i soldi aumentando la possibilità di eh, essere protagonisti da parte delle piccole e medie imprese e soprattutto, altro aspetto che voglio citare, semplificare anche la possibilità di richiedere questi fondi, perché oggettivamente eh, nella nostra cronica incapacità, poi magari se volete apriamo una parentesi su questo aspetto, di attrarre fondi europei, c'è però anche il fatto che molte volte è complicato, soprattutto per strutture medio-piccole che chiaramente eh, no, non hanno troppa vogliano nel troppo tempo di smettere di fare l'imprenditore e passare la loro giornata su moduli di firme, controtimbri, eh, anche magari traduzioni eh, e allora abbiamo immaginato per Horizon ma come per tutti i nuovi programmi una semplificazione che permetta ai soggetti interessati di stare nei rapporti con la Commissione europea in una maniera insomma un po' meno subalterna e un po' più capace di eh, progettare e quindi dare Innanzitutto a se stessi, delle risposte che poi diventano però patrimonio per tutta la collettività. Si sta prevedendo qualche precompilato? Proprio per andare, cioè, è inutile dare la possibilità, tolto che un progetto ha una sua corposità, una sua eh, diciamo così, ha, deve avere una sua modalità di essere esplicato, però, tolto il progetto in sé, per la fase burocratica, non si può prevedere qualcosa di precompilato che uno precompila, a quel punto lo allega al progetto, lo invia e va a valutazione. Sì, esistono diciamo, dei format standard che questi vengono previsti già dalla Commissione europea. Dopodiché, ci sono, o ci dovrebbero essere, i, eh, le, le antenne, così come vengono definite, insomma, delle, dei vari programmi europei nello Stato nazionale. Quindi, in Italia, abbiamo poi una serie di uffici su, eh, aperti che dovrebbero indirizzare, aiutare a compilare e anche loro a dare come dire, degli, non dico dei precompilati, ma comunque dei modelli eh, omogenei. Per accorciare ancora di più questa separazione che c'è tra eh, Commissione Europea e poi il singolo imprenditore, cittadino, ricercatore eh, che vuole mettere nero su bianco la propria idea progettuale. In questo evidentemente in particolare oggi parliamo di un settore che di per sé è molto variegato e quindi chiaramente poi nella compilazione di questo modello eh, dovrà per forza diversificare la, 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 la diciamo, modalità di presentazione. Però insomma sia a, a Bruxelles sia poi. Negli uffici italiani c'è tutta una modulistica che è già in qualche modo indirizzata verso questo obiettivo. Ultimo. Professor Bartarucci, eh, colleghi che sono dovuti per forza andare all'estero, perché in realtà non trovavano risposte in Italia. Ma, diciamo, premettiamo una cosa: nel, nel settore della fisica delle alte energie, fisica degli acceleratori, eh, diciamo, L'interscambio con l'estero è una prassi che esiste dai tempi di fermi, direi quasi, da prima della guerra. Diciamo, è stata proprio l'impostazione che dette prima Marconi, come, come anche presidente del CNR, poi Fermi recepì pienamente: che era quella dell'internazionalizzazione. Ce molto li cacciamo via dai tempi di Fermi, dice? Nel senso, beh, quello, quello che è accaduto, lei, lei sa molto bene che l'unico che rimase in Italia è stato Edoardo Amaldi, che un po' ha preservato diciamo, quello che era il capitale scientifico accumulato dalla scuola di Fermi, molti altri se ne sono andati. Però, questo non va visto come un difetto, va visto come una cosa naturalmente, di, di, come un valore aggiunto della ricerca perché questa internazionalizzazione chiaramente favorisce eh, l'accrescimento della cultura. Però eh, bisogna poi naturalmente avere la capacità anche di, di, di vedere le cose in una prospettiva attuale che è sempre in questo senso eh, un po' diversa da quella che erano gli albori. Quindi il fatto che i nostri ricercatori, io parlo in generale, vadano all'estero può, può essere un fatto largamente positivo perché ricordiamo per esempio che la Germania, che è un paese certamente da cui non possiamo che imparare sotto questo profilo, metà dei ricercatori tedeschi passano comunque un periodo all'estero, se ne vanno a volte dal paese e non tutti ritornano indietro. Il problema è che, diciamo come fu sottolineato in una lettera scritta... Alcuni anni fa, da un gruppo di ricercatori italiani all'estero, indirizzato al capo dello Stato, si sottolineava che il problema del, della fuga dei cervelli non era tanto il fatto che i ricercatori italiani andavano all'estero e non tornavano indietro, quanto era il terzo problema, e cioè che il sistema universitario e formativo italiano non è in grado di attrarre. I cervelli buoni dall'estero, questo è il grosso problema. Chiaro, questo è, Cosa fine, che il problema eh, è che la Germania non ha certamente. Quando la materia grigia esce eh. da un paese, eh, la problematica del professor Mignani è, è, è tanta, ecco, perché bisogna avere persone con la passione per la ricerca, la passione per l'insegnamento. ecco. Eh, questo immagino che sia fondamentale, immagino la sua materia. Eh, Guardi, questo sicuramente io penso che eh, per quanto, almeno per quanto riguarda la mia diretta esperienza come fisico questo problema delle vocazioni non c'è, perché in generale una persona che eh, sceglie di fare fisica lo fa eh, per, per una passione profonda, una persona che sceglie eh, che fa una scelta di questo tipo è eh, fortemente motivato. Eh, io mh, volevo sem semplicemente ehm, chiusare eh, i due interventi eh, precedenti. Eh, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole che eh, è molto importante eh, lo snellimento delle procedure burocratiche eh, per, per le imprese. Però io ho l'impressione che eh, per quanto riguarda le imprese italiane, ci sia ehm, una sorta di miopia culturale, per cui eh, si pensa che la, la ricerca o è finalizzata a uno scopo ben preciso oppure non, non serve all'industria. E questa è una, una cosa che eh, a livello internazionale è eh, completamente l'opposto. Perché eh, io eh, faccio semplicemente un, un esempio. Eh, io cito eh, Mandelbrot, che eh, eh, appunto, ha eh, inventato, il in matematico ha inventato eh, i frattali, e Mandelbrot ha svolto le sue ricerche per la maggior parte eh, del tempo all'IBM. Eh, quindi eh, diciamo che eh, non credo che l'IBM si aspettasse una ricaduta immediata nel settore dell'informatica. No, però, eh, però... La matematica eh, applicata all'informatica sì. Sì, <ride> però, eh, però eh, diciamo che le ricerche di Mandelbrot non avevano niente a che fare con l'informatica. No, no, l'informatica eh, diretta erano, ma... erano completamente a l'informatica. I cioè, nostri cioè, telespettatori beh... sono preparatissimi perché la scorsa puntata eh. abbiamo avuto Giuseppe Mascioli che ci ha parlato di tutti i suoi studi sui, sui frattali, ci ha fatto vedere anche il modello, le funzioni. Quindi certo eravamo preparati. Eh, no, diciamo che eh, ho citato i frattali perché appunto eh, sono abbastanza noti anche eh, al, al pubblico non specializzato. Diciamo se ne è parlato in tutte le salse. Certo. Certo. Eh, ci sono anche salvaschermo con la, curve di, con la curva di Mandelbrot, quindi diciamo, eh, siamo abbastanza familiari con queste cose. E eh, quindi eh, diciamo che se, se le, le imprese eh, puntano semplicemente su una ricerca finalizzata, non si arriva da nessuna parte. Perché nessuno può dire dove può portare dove può portare una ricerca. È un, altro, un, altro, un altro esempio rapidamente: sì. eh, la teoria della relatività, certo. Ma, quando, eh, se, se Einstein eh, eh, avesse chiesto dei fondi ad un'impresa, ma, ma forse anche eh, all'università, infatti, lui ha fatto delle sue ricerche all'ufficio Brevetti di Berna. Quindi, eh, gli avrebbero detto: ma a che serve sta roba? perché apparentemente all'inizio eh, sembrava che fosse eh, un, una ricerca del tutto eh, speculativa, astratta, no, perché no. era semplicemente il problema di eh, vedere come un diverso sistema di riferimento Vede i fenomeni fisici. Guardi, e, noi... e però la, la ricaduta, la ricaduta è, è, è stata la bomba atomica. Insomma, quindi non, non so, certo. stiamo a parlare di Bruscolini. No, no, no. Eh. Devo dirle che da, questa, da questo format, da questa trasmissione, eh, diciamo così, cerchiamo di dare proprio questa cultura. Cioè, noi stiamo cercando di culturalizzare i nostri concittadini, italiani per quanto riguarda il digitale, europei per quanto riguarda il satellite, e quindi parlo degli italiani all'estero. Proprio cerchiamo di ridargli un'idea, una formazione sull'idea della ricerca pura, l'importanza della ricerca pura al di là del, dell'obiettivo economico immediato. Certo, non, neanche questo vuol dire che tutti i fondi possono essere dedicati esclusivamente certo, alla, alla ricerca pura, certo. ma che dei fondi ci siano, questo per noi è chiaro e l'abbiamo motivato molto bene da qui. Perché, e questo è, è una cosa che sapranno spiegarci bene, perché in realtà la ricerca è... Sicuramente un capitale di rischio. Sentiamo cosa hanno da dire. Benvenuti a Business Planet, questa settimana siamo a Copenaghen da dove vi parleremo dei capitali di rischio, un'alternativa alle modalità di finanziamento tradizionali. Questi fondi permettono alle imprese di superare le fasi critiche della propria attività, come quella embrionale e l'avvio. Qui in Danimarca, ad esempio, questi fondi, insieme ai finanziamenti europei, per un'azienda sono diventati fondamentali. Innovare, fare ricerca e commercializzare integratori alimentari richiede grandi investimenti. Questa impresa, che ha sede a Copenaghen, esiste dal 2002. La prima tranche di capitali di rischio per 6 milioni di euro, di cui una parte di fondi europei, sono stati finanziati nel 2006. Il finanziamento ha portato il lancio sul mercato dopo tre anni di un nuovo prodotto. I capitali di rischio sono finanziamenti che aiutano le imprese nelle fasi più delicate. Nel caso danese il supporto era mirato all'espansione dell'azienda. Questa impresa nel corso degli ultimi dieci anni ha ottenuto finanziamenti per 23 milioni di euro, fondi che hanno consentito all'azienda un grande sviluppo commerciale a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, dove il primo prodotto è ora all'esame di una trentina di società di integratori alimentari. Per lo sviluppo, oltre alle buone idee, occorrono anche i fondi. Senza finanziamenti non avremmo potuto avviare un'impresa che oggi ha una propria struttura, che ha lanciato il primo prodotto e ne ha altri in arrivo, che ha 24 dipendenti ed è sul mercato. L'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per gli investimenti mette capitale a disposizione di privati che poi investono in piccole e medie imprese, una pratica che ha come unico inconveniente la pecca di provocare una possibile perdita di autonomia dell'azienda. Se si vogliono esplorare tutte le potenzialità si può per un periodo limitare il controllo dell'impresa. È quello che purtroppo è accaduto a Fluxom. Ora solo uno dei fondatori lavora con noi come consulente scientifico, gli altri due sono impiegati in altre società. Questa impresa è ancora in fase di sviluppo, sta per lanciare sul mercato due nuovi prodotti. L'obiettivo dei vertici dell'amministrazione è trovare capitali di rischio per 14 milioni di euro. La chiave per il successo di un'impresa che punta a dei capitali di rischio è avere un'idea originale e lanciarla con decisione. Questo richiede persone di talento. Ecco, Noorevole Scurria, su questo noi italiani dovremmo essere avvantaggiati. Le idee, diciamo che agli italiani non mancano. In realtà manca la, la banca delle idee, cioè si dovrebbe proprio prevedere una, la possibilità eh, ecco, di, stimolare, di stimolare i nostri concittadini ad comunicare a, a diciamo comunicare a degli enti finanziatori le proprie idee per vedere tra le idee lanciate. Quale possono avere una, ecco, una possibilità anche di realizzo e quindi di, di, di risultato? Allora, io penso che intanto questa sia proprio una sfida culturale. Inutile dire quali siano i dati italiani sull'innovazione, sulla ricerca, cioè sui fondi che noi mettiamo a disposizione per fare questo, intanto a livello pubblico. Noi abbiamo, stiamo regredendo anno dopo anno, per questo io spero che invece l'esempio che noi diamo sul bilancio europeo possa in qualche modo anche determinare azioni positive nel nostro Paese. Noi stiamo all'1,25% uh, del PIL, questo è quello che noi investiamo uh, in Italia, l'anno prima abbiamo investito l'1,26%, cioè decresciamo continuamente. Uh, la Danimarca, il Paese che state, avete fatto vedere, investe il 3% sul PIL. Cioè, questo intanto è un aspetto su cui noi non possiamo far finta che non esista. Secondo l'aspetto privato. Ora, mh, non so se tocco un tasto dolente, però noi qui dobbiamo anche capire, per esempio, il circuito bancario italiano, che cosa fa e per che cosa dà i soldi. È vero che negli Stati Uniti sappiamo che le banche si, come dire, prendono su di sé anche qualche rischio nel momento in cui prestano eh, fondi perché puntano sulle idee, cercano di capire se l'idea che appunto una persona porta può avere uno sviluppo e rischiano perché dovrebbe essere quello che fa anche eh, una banca con sicuramente qualche altra controindicazione eh, ma qui in Italia eh, i soldi vengono dati forse a chi già ce li ha e allora da qui non se ne esce cioè, eh, si diceva prima che bisogna anche fare un passo culturale in più da parte delle imprese e questo è fuori di discussione però dobbiamo avere la responsabilità per chi fa politica, per chi amministra e dire: Io voglio investire in questo settore, voglio provare a dire che cultura, istruzione, ricerca e sviluppo devono diventare i punti principali intorno ai quali costruire il bilancio e la finanziaria del mio Paese, altrimenti non se ne esce. E contemporaneamente, però, dire anche a chi privatamente gestisce i soldi di tutti, e cioè alle banche, di provare a crederci un po' di più. Io vorrei vedere adesso le slide del professor Bartarucci, e così le commentiamo insieme, il professor Bartarucci e anche il professor Mignani. Se possiamo partire, le slide dalla prima, poi mano a mano le facciamo scorrere, ecco, cosa, cosa, cosa elencavamo? No, qui? questo era il, il discorso che facevo all'inizio, cioè del mancato ritorno dei fondi europei sulla ricerca italiana rispetto a quello che noi eh, diciamo eh, diamo all'Europa e quindi diciamo il confronto con gli altri paesi sì. quindi su questa fra l'altro non so quanto sia visibile questa tabella è meglio forse andiamo alla seconda, andiamo alla seconda e qui invece Ah, anti, anti. Tanto la, ecco, la la seconda invece. Qui c'è un, diciamo, una ripartizione. Questi sono ancora i 27 paesi dell'Europa. Vedete sì. rappresentati come dicevamo prima: i paesi nordici. Si diceva anche nello spezzone nel filmato prima: sono Finlandia, Danimarca, c'è anche la Germania. Sono però, i verdi i paesi i verdi nordici: sono quelli che hanno diciamo, una grande capacità di innovazione perché la ricerca non è chiaramente certo, è anche certo, innovazione. Certo che è un argomento Noi dove siamo? Noi siamo purtroppo nel settore giallo, che è quello dei moderate innovators. Eh. Diciamo i mediocri. Di Tanto per dire, siamo in mezzo alla Spagna e alla Norvegia. Non troppo male, però. Siamo, cioè, però, però già il fatto. Che, che di solito ci stanno i scarsi, i ecco, mediocri, eh. i sufficienti. Noi e, siamo, i buoni. siamo <ride> sufficienti, però direi è un 6 meno ecco. ah, yeah. I <ride> mediocri, tre mediocri. Sì, ah, yeah, sì. Ah, sì. Ah, Andiamo avanti con tre i mediocri slide. Insomma, per un paese come noi, questo è un discorso abbastanza interessante perché quella in alto a sinistra rappresenta una stima, diciamo, di quello. Che riguarda le, eh, il concetto di questo, il rapporto, è il rapporto tra la performance innovativa e la media della stessa. Per intenderci, l'obiettivo anche dei, dei programmi europei è quello, in qualche modo, di uniformare anche le capacità di ricerca dei singoli paesi, di, di avvicinare certo. i paesi più performanti a quelli meno performanti, o al contrario, diciamo, i meno performanti, di farli salire in graduatoria. E quello che si vede da quella cosa, se si può. Sì, sì, no, 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 si può rivedere vediamo. un attimo. Sì. È che anche in conseguenza della crisi economica nel 2008, questo valore, diciamo quando è molto basso, vuol dire che c'è un'uniformità un fra i paesi. Si è raggiunto l'obiettivo quando il valore invece cresce. Vuol dire che c'è più discrepanza, per intenderci, la media è sempre quella, però ci sono paesi che sono molto distanti da questo valore medio o perché troppo bravi e altri sempre molto distanti perché sono troppo scadenti. In matematica parliamo di varianza. Di varianza, bravissimo. Con, con, andiamo avanti, lo prossimo slide. E quindi, quindi si vede benissimo che, con la, come conseguenza anche della crisi economica, questa varianza, purtroppo, che tendeva a diminuire, adesso se ne vede la ricaduta, è riaumentata. prossima slide? Quella in basso, no, quella precedente, volevo vedere. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Lì cosa dice? Quella lì, ecco, quella lì in basso dice che sostanzialmente che l'Europa va bene, ma è sempre inferiore alla Corea del Sud, agli Stati Uniti e al Giappone, e di poco superiore al Canada. Questo riguarda semplicemente, anche qui, la capacità di innovazione. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Qui invece, in questa slide, si vede, si, si vede quel discorso che facevamo a proposito delle aziende private che non investono in ricerca. Come si vede, l'Italia, qui sulla, sulla destra, c'è uno sì. 0,41, eh, in realtà sono 41.000 ricercatori, è il numero di ricercatori sì. contro, del settore privato contro 64.000 del settore pubblico. Eh, la mi stavo peggio io. Però bisogna vedere come sono calcolati anche questi cose. In Europa, per esempio, questo rapporto voi vedete Guardate, molto, è molto più vicino. L'USA è impressionante da questo I paesi punto di più vista. performanti, Stati Uniti, Cina e Giappone, la situazione oh, è completamente oh. invertita. Il settore industriale è quello che investe di più, almeno come capitale umano, in ricerca. Questa e è la conclusione. Restiamo, che un attimo, restiamo un attimo qui, perché eh, mm -hmm. il professor Mignani è impressionato da questi dati? Eh, diciamo ehm, non avevo eh, una visione così netta del problema, però eh, ne sono bene a conoscenza di questa situazione, non, non l'avevo mai vista formulata in una maniera eh, grafica così eh, chiara. Però è una cosa, una cosa ben risaputa, insomma. Certo, certo, certo. Non, non, è, non è che mi stupisce. Vogliamo andare avanti un attimo, vediamo le altre slide, c'è qualcos'altro di importante Bartolucci? Cosa che abbiamo già detto era questa, per esempio qui riguarda la ricerca fondamentale, quella in giallo è la situazione dell'Italia, se voi vedete la terza colonna da sinistra, sì. c'è il numero delle proposte italiane che superano quelle di qualunque altro paese Ottimo, della comunità europea, buono. Buono. ma se guardiamo il coefficiente di successo, è un modestissimo 3.2% che diciamo. È Largamente inferiore a quello diciamo, per esempio la Spagna ci, ci raddoppia, addirittura diciamo, cioè, le nostre, i nostri sì. ricercatori sono bravissimi a proporre e a scrivere, ma evidentemente non. Io consegnerei non questa tabellina all'onorevole Scurria e una bella interrogazione al Parlamento europeo. Su questo la farei. Ecco. Pur, io non ci vedo chiaro, onorevole. Purtroppo eh? sono dati che conosciamo e come dicevo eh. prima, neanche purtroppo limitati solo a questo, a questo ambito. C'è un problema molto serio di come noi. Richiediamo fondi e di quelli che tornano indietro, ma si diceva prima. Penso che tra le tre protesi che faceva il professore, quella della incapacità dell'Italia di fare squadra e quindi di fare pressione, quindi di fare lobby in senso positivo del termine. Questo è un dato che noi abbiamo e se volete posso raccontarvi per non dico ore, ma insomma, di ma svariate. Ma questo non giustifica perché se, se noi, cioè, io, se, se gli italiani hanno buone idee. Formano buoni progetti, noi i soldi li vogliamo. Perché se noi ritorniamo, ritorniamo al punto, dove io capisco eh, tutte le attività possibili di sponsoraggio pubblico o privato, però è anche vero che eh, prima o poi un'istituzione seria dobbiamo averla a disposizione. Sì, sì, mh, ca cambio argomento solo per far capire: noi, quest in questa legislatura, abbiamo uh, fatto la riforma di tutta la politica agricola politica agricola che aveva fino a qualche anno fa il 50% del bilancio comunitario, adesso è del 34, ma ora noi sedendoci ai tavoli in cui dobbiamo discutere di questo, nel corso della riforma della politica agricola abbiamo cambiato 5 ministri italiani dell'agricoltura. È difficile riuscire a ricominciare ogni volta da capo e quindi nel momento in cui esistono poi risorse destinate anche all'agricoltura, è chiaro che sono destinate in maniera prioritaria a chi ha avuto la capacità di fare un progetto sull'agricoltura, ma vale anche per questo ambito, dall'inizio alla fine, perché in quel processo ha messo dentro le proprie esigenze, perché poi non basta semplicemente la qualità, cioè è ovvio che la qualità sia importante, ma bisogna anche capire come la qualità che i nostri ricercatori pongono, si sposano con quelle che sono poi le finalità che la Commissione europea ha, che cambiano anche di anno in anno nell'arco nel ovviamente generale di un programma. No? E, e questo insomma, è un lavoro che va fatto in un certo modo. Questo è il motivo perché poi eh, quando parleremo in altre puntate della, del sistema politico italiano, perché si richiede ogni tanto questo discorso di un governo stabile, democraticamente eletto, ma comunque stabile, questo è fondamentale. Vorrei, ci sono altre slide da vedere Bartolucci? Ma eh, se vogliamo vedere quali sono le per esempio insomma è un, è un cimitero, gli altri io non lo so se è il caso, Beh, questo diciamo, oh, no. è, il è il ritorno dei fondi, anche forse non è tanto visibile, comunque è il ritorno dei fondi che anche questo ci vede a un modestissimo 6% ripartizione dei finanziamenti, però parliamo sempre di ricerca fondamentale, eh? escludiamo sì. quindi le altre cose. e Quindi la successiva è ancora peggio perché se guardiamo... Allora, eh, vediamo? Se guardiamo le istituzioni scientifiche, no, quella lì, quell'altra. slide. La prossima slide, sì. Questa, ecco, le, le istituzioni scientifiche insomma, che ottengono contratti nella ricerca fondamentale dall'Europa, tra le prime 25 non ce n'è nemmeno una italiana. Chi è la prima? La prima abbiamo ovviamente il CNR francese, il CNR il Conseil Nazionale seconda. di Ricerca. La seconda abbiamo l'Università di Cambridge. Al terzo posto la Max Planck Society. Vabbè, ma questi sono risultati aspettati: insomma, regolari quindi divisione Francia-Inghilterra? Francia, Inghilterra, Francia la Inghilterra, la terza, la Germania. Poi abbiamo. Strano il... caso. Oddio mio. però la Gran Bretagna. Mi sembra, mi sembra un po' divisa a tavolino. Oh, questa, questa questione non mi sembra tanto la qualità degli istituti eh, o la qualità dei ricercatori la qualità dei progetti. La vedo quasi in una divisione a tavolino. Diciamo, io Germania Però anche la voglio Svizzera. qualcosa in più su, sul comparto delle risorse minerarie, Vabbè io Francia allora mi prendo qualcosa in più sulla ricerca. Bah, no? Eh, mi, sì. a, me, a meno al me da sospetto questa divisione a tavolino, dai. Beh, diciamo che anni fa forse non era così tragica la cosa. Negli anni, quando sono partiti i primi programmi quadro europei c'era più equilibrio. Direi che questi meccanismi europei, anche di finanziamento della ricerca fondamentale, hanno esacerbato una situazione di svantaggio che aveva l'Italia. Non, hanno, certamente, però, non e, hanno contribuito in qualche modo Mignani, a, a smorzare. Strano caso, però, quando vogliono fare una scoperta o completare una scoperta in tutto il mondo, chiamano gli italiani. E noi dobbiamo andare lì, scomodarci, andare, andare da questi fortunati raccomandati, inserirci nei loro laboratori, sistemare le cose che loro non hanno, non hanno saputo sistemare e fargli completare la loro ricerca. Perché adesso tutte le ricerche più importanti mi sembra che un italiano in mezzo l'ho sempre visto, no? Tra la particella di Dio sì, eh, in Svizzera, sì, sì. la scoperta di un'altra base fondamentale del DNA. Eh, alle tematiche relative alle scoperte energetiche eh, anche se sulla fusione fredda, no? Fusione fredda, noi eh, comunichiamo che stiamo per diciamo così non so come ma per accendere la prima lampadina o dare il primo colpo energetico rispetto a un processo di fusione fredda a strano caso gli USA brevettano una modalità di diciamo così un modulo della fusione fredda cioè mi sembra un po' ridicolo dal punto di vista anche internazionale cosa ne pensa professore beh non ci sono dubbi che eh, noi italiani siamo siamo bravi siamo siamo creativi, abbiamo, abbiamo le idee, poi se ce le facciamo soffiare per vari motivi, quello, quello è un altro paio di maniche È una, una, vecchia, una vecchia storia, una vecchia storia. Da questo punto di vista, eh, qua, prima ho parlato della miopia culturale delle imprese, però io credo. Eh, con tutto il rispetto per l'onorevole, che ci sia anche eh, un po' di miopia politica. C'è stata in passato e continua a esserci, c'è stato eh, un periodo in cui noi avevamo eh, un'industria eh, un chimica che funzionava molto bene, che ha avuto tra l'altro come ricaduta un premio Nobel che è stato nato per il famoso Muplen eh, pubblicizzato in carosello, e, e, avevamo eh, l'Olivetti che era all'avanguardia per quanto riguarda appunto eh, i personal computer e, e stranamente abbiamo bruciato tutto. Ma bisognerebbe interrogarsi un pochino, eh, fare un esame di coscienza. E capire come si sono verificate queste cose. Eh, adesso non, non mi ricordo neanche più il nome eh, di eh, un politico che all'epoca ha detto ma eh, che cosa ce ne facciamo di personal computer? Azz, se, lo, se, lo, se lo ritrovassimo questo penso che andrebbe nell'albo nell nero dei, 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 dei politicanti italiani eh, ecco. guardi ma affermazioni di questo genere ne sono state fatte a più riprese sì. allora giustamente sono stato richiamato dalla regia per dare eh, quel pol di pausa tra una ricerca e l'altra a tra pochino grazie どうぞ。